Cane ucciso dai lupi nelle campagne di Monbaroccio. È successo alle 7 del mattino a pochi metri da un'abitazione. Approfitta dell'ora d'aria per tentare di evadere dal carcere di Villa Fastigi. Fermato un giovane detenuto affetto da problemi psichiatrici. Luci dentro i pupi, fibra di lino e figure con laser, un robot che può creare forme in movimento durante la sfilata dei carri allegorici. Presentati tre progetti della fabbrica del carnevale legati al bando innovazione. Intervento sugli argini e pulizia del verde, la giunta comunale di Fano approva il progetto di messa in sicurezza del torrente Arzilla e in primavera i primi lavori. Dall'8 marzo al via 10 serate per scoprire la Fano gastronomica in altrettanti ristoranti della città. Ogni chef dovrà inserire nel menù almeno due piatti della tradizione come il brodetto, la rustita o sardoncini scottaditi. Promozione turistica e sviluppo economico, accordo strategico tra Confcommercio Marche Nord e Proloco di Pesaro Urbino si uniscono iniziative e missioni. Fano e Pesaro cresce il tifo per Claudio Morosi e Mario Aiuti, due cantanti protagonisti alla finale di The Voice Inn. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. In primo piano la cronaca con il 27enne di origine gambiana che ha tentato di evadere dal carcere di Pesaro. I dettagli nel servizio di apertura che è stato curato da Marco Lonigro. E ancora emergenza nel carcere di Pesaro. L'ultimo episodio riguarda un tentativo di evasione. Un detenuto 27enne di origine gambiana, approfittando dell'ora d'aria, è stato bloccato dopo aver scavalcato l'inferriata posta ai lati dei passeggi. Le sue intenzioni erano chiare: superare il primo blocco, accedere alle zone esterne dell'istituto ed evadere così dal carcere di Villa Fastigi. Il ragazzo, arrestato per reati di resistenza a pubblico ufficiale, violazione delle leggi stupefacenti e detenzione di armi, è affetto da gravi patologie di natura psichiatrica. Nell'ultimo mese aveva messo in atto una sequenza di atti turbativi, condizionando l'ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto di pena. Tali episodi, gravi e pericolosi, avevano indotto più volte la direzione del carcere pesarese a chiedere il trasferimento del detenuto in una struttura adeguata. La polizia penitenziaria, nonostante le carenze di organico, con abnegazione e sacrifici continua a far valere la sicurezza per i cittadini. È chiaro che abbiamo bisogno di più tecnologia a supporto della sicurezza e soprattutto più uomini debitamente preparati per poter rendere al paese un servizio migliore. A Pesaro i colleghi, i reparti di polizia penitenziaria sono abbastanza validi, sono motivati, però abbiamo bisogno, come diciamo sempre noi, res non verba, fatti non parole. Resta altissima la tensione nelle carceri delle Marche, oggi affollate da circa 860 detenuti. Continua inesorabilmente a salire il numero di eventi critici tra le sbarre, come dimostra l'ultimo episodio avvenuto nella struttura detentiva di Pesaro. Ancora cani uccisi dai lupi. L'ultimo episodio è accaduto questa mattina intorno alle 7 in via Turlo a Monbaroccio. A raccontarci quanto successo è stata Nicoletta Formica. Avevamo fatto uscire i cani nel nostro giardino per i bisogni, ha detto, quando ad un certo punto mio padre, che abita al piano terra, ha sentito uno di loro piangere, è uscito di casa e ha visto che un lupo teneva in bocca il nostro Jack Russell di appena un anno e del peso di circa 7 kg. L'animale selvatico si è allontanato di 500 metri e poi lo ha lasciato, ma il branco, ha spiegato Nicoletta, era composto da 8 lupi. Probabilmente il cagnolino, avendoli visti passare, potrebbe aver tentato di difendere il territorio e a causa dei lavori al cancello il passaggio era aperto. Purtroppo per il Jack Russell, che aveva un buco allo stomaco, non c'è stato nulla da fare. Apriamo la pagina delle vostre segnalazioni, partiamo dalla zona di Falcineto Alto a Fano, tra via Attilio Regolo e via Falcineto, dove alcuni residenti e utenti della strada lamentano i lavori malfatti sulla copertura delle buche che sarebbero state rattoppate, ci hanno riferito, con il catrame a freddo, quando queste erano piene d'acqua. Quindi, secondo i residenti, in breve tempo le buche potrebbero riaprirsi. Inoltre, ci hanno spiegato di aver segnalato al comune la strada dissestata, ma attendono ancora una risposta. Un'altra segnalazione ci è arrivata da Monte Labbate, guardate. Guardate in che situazione si trova questa pista ciclabile. A fianco alla pista ciclabile c'è un marciapiede,
Guardate in che situazione, tutte erbacce che non si può vedere, roba così. Qui siamo a Montalabate, in via Brodolini, guardate in che situazione. Questa è lunga la via, circa un chilometro, tutta così è. Innovazione unita alla tradizione, all'arte e alla creatività. Sono queste le parole chiave che caratterizzano i tre progetti legati alla fabbrica del Carnevale presentati questa mattina a Fano. Dunque già dal prossimo anno, lungo Viale Gramsci, potremo vedere tecnologie robotiche e pupi realizzati con biomateriali e illuminati con luci a LED o con la fibra ottica al posto della cartapesta. Ovviamente che si noterà al centro della città. Vogliamo avere il carnevale più antico d'Italia, ma anche quello più all'avanguardia. È l'obiettivo annunciato dal sindaco di Fano Massimo Seri durante la presentazione della fabbrica del Carnevale, il progetto che ha ottenuto 207.000 euro legati ai fondi ITI, gli investimenti territoriali integrati. Questa mattina in sala giunta sono stati illustrati i tre progetti innovativi per la realizzazione di prototipi di nuovi carri allegorici. Il punto cardine del bando di innovazione filiera è stato quello di mettere in connessione le aziende del territorio con i maestri carristi. Una sinergia strategica che, come sottolineato dal consigliere delegato Stefano Marchegiani, permetterà di creare posti di lavoro, nuove ricerche e brevetti. Questo significa non interrompere ovviamente la tradizione, perché il lavoro dei maestri carristi è impagabile e lo sarà sempre di più, ma fornire degli strumenti in più ai maestri carristi che ci vengono dalle tecnologie applicate al carro. Quindi in termini di sostenibilità di materiali, sostenibilità dei colori, quindi green, il carro green, ma anche luci stroboscopiche, robotica, meccatronica, e quindi le tre aziende che hanno partecipato, che ci hanno illustrato questa mattina i contenuti, stanno lavorando per il prossimo carnevale per mettere a disposizione tecnologie che già esistono ma applicate al carro allegorico, perché l'obiettivo nostro è quello di fare del carnevale più antico del mondo, come diciamo noi, anche quello più moderno. Coinvolte nel progetto la Dago Elettronica, la Digital Smart e la Big Lab, ognuna di queste realtà imprenditoriali ha a disposizione circa 70.000 euro. Digital Smart presenta un progetto altamente innovativo che utilizza la collaborazione tra robot e persone, quindi l'utilizzo di un cobot in particolare, un robot collaborativo che può creare delle forme in movimento, immaginiamoci magari una delle forme preimpostate dai maestri carristi, il materiale davanti e il robot che piano piano crea appunto la struttura del carro durante la sfilata o a seconda della scelta delle persone, quindi le persone possono interagire direttamente e scegliere che forma dare al carro. L'altro progetto è denominato Big Lab, di che cosa si tratta? Big Lab propone un progetto con l'utilizzo di biomateriali, in particolare si vuole cercare di sostituire il polistirolo che compone i carri di carnevale con dei materiali ecologici come ad esempio la fibra di lino, i biopoliberi e quant'altro, che sono materiali di scarto, quindi che si possono reperire coinvolgendo anche magari la filiera della produzione locale, che comunque può avere un guadagno da un sottomateriale e creare qualcosa che sia un'ottima prestazione ma anche una durata e poi uno smaltimento più sostenibile. Per finire questi biomateriali verranno ricoperti dalle pitture, diciamo che anche queste saranno con le quali sarà possibile interagire. Immaginiamoci delle pitture che possono essere impressionate dai laser e quindi le persone possono scegliere di disegnare sopra il carro quello che vogliono in maniera artistica e in maniera allegorica. Infine, la Dago Elettronica sta lavorando su una particolare illuminazione del carro. La nostra idea appunto parte sull'illuminazione non più vista come adesso, cioè come dei proiettori che illuminano i carri, ma come una luce che entra da dentro. Quindi l'idea che da subito abbiamo sviluppato con Filippo, che è il progettista di tutti e tre i progetti, è utilizzando la tecnologia, quindi le fibre ottiche, strip LED, che hanno possibilità di cambiare colore, ma sono elementi molto sottili, diciamo con forme molto organiche, quindi possono essere uno spunto nuovo per la parte artistica progettuale. Quindi l'intento è di lavorare con i carristi e creare tra la tecnologia e la parte artistica delle nuove forme molto organiche, molto flessibili, in cui la luce diventa l'elemento centrale interno ai carri stessi e che gli permette di dare una nuova forma, una nuova vita al carro. Invece l'assessore Barbara Brunori ha annunciato gli interventi di messa in sicurezza del torrente Arzilla approvati dalla Giunta.
Ieri abbiamo approvato in giunta il progetto esecutivo per quanto riguarda la sistemazione del torrente Arzilla, proprio per mitigare quello che è il rischio idraulico di quel torrente, perché ricordiamo i fatti precedentemente avvenuti di alluvioni, naturalmente è una delle parti più attenzionate, non solo dal Comune ma anche dalla Regione e dal Consorzio di Bonifica e da tutti quegli organi preposti. È chiaro che noi con questo intervento di 100.000 euro andremo a fare due interventi all'interno dello stesso bacino fluviale. Uno riguarda la risagomatura di quelli che sono gli argini alla foce, che potremo fare solo dopo che le ferrovie dello Stato stanno svolgendo un lavoro di rafforzamento di quello che è il ponte ferroviario. Quindi siccome oggi sono nell'arcata verso Pesaro, passeranno in quella verso Ancona per poi procedere in quella centrale, parallelamente loro rimuoveranno una parte di limi, diciamo, verso la foce e successivamente noi invece andremo a risagomare l'argine e a livellare quello che è diciamo, il livello proprio della foce stessa. Naturalmente subito dopo questo procederemo anche con quello che è la pulizia del verde. Il secondo invece tratto di lavoro riguarda proprio il centro abitato, quello che è sempre pertinenza del Comune di Fano, e lì oggi andremo a rimuovere eventuali ostruzioni, diciamo, di quello che eventualmente è il torrente, parliamo di alberature cadute piuttosto che. Per quanto riguarda la vegetazione invece potremo intervenire solo dopo che sarà terminata la nidificazione. Queste sono norme di legge che noi dobbiamo inevitabilmente rispettare, quindi sicuramente a luglio. Ecco che con questo intervento, che poi abbiamo messo anche a bilancio e ci riproponiamo adesso di cercare di fare almeno un intervento annuale proprio per garantire una manutenzione di carattere ordinario, vogliamo dare una risposta importante e significativa di sicurezza per tutte quelle persone naturalmente che abitano quel luogo e che hanno vissuto delle vicende molto tristi. Ora parliamo di promozione turistica di sviluppo economico, perché Confcommercio Marche Nord e le Proloco provinciali si uniranno nelle iniziative e nelle missioni per valorizzare imprese e comunità. Sentiamo di che cosa si tratta. Siglato un accordo strategico tra Confcommercio e Umpli Pesaro Urbino ai fini della promozione turistica e sviluppo economico, la stretta di mano tra i rappresentanti delle due attività è andata in scena nella giornata di giovedì presso la sede di Confcommercio Marche Nord. Lavorare insieme, lavorare uniti, sicuramente si produce un prodotto importante per il nostro territorio. Quando noi mettiamo insieme i volontari e mettiamo insieme i professionisti, sono sicuro che alla fine raggiungeremo un risultato straordinario. Noi dobbiamo arrivare a questo risultato, a un aiuto economico per le imprese del nostro territorio in questo momento di crisi. Proloco e Confcommercio da anni operano a vantaggio della comunità, promuovendo iniziative in campo turistico e valorizzando i borghi presenti nel territorio. L'accordo siglato ieri è necessario per unire le forze, perché i fini sono comuni e serve maggior forza nel dialogo con le istituzioni comunali e regionali. Due soggetti che non possono più non collaborare, cioè è necessario mettere insieme le nostre forze. Ci sono tanti temi che interessano le nostre comunità, che interessano le nostre imprese e le nostre città, e rafforzare la nostra presenza unitariamente nel confronto ad esempio della Regione Marche, delle amministrazioni comunali è essenziale, anche perché noi siamo in grado di dare un servizio ai turisti che le strutture regionali non sono in grado di dare, perché i nostri punti di informazione lavorano 365 giorni all'anno, festivi compresi, e spesso anche di notte. Purtroppo invece gli uffici regionali lavorano dal lunedì al venerdì e a sabato e a domenica, quando ci sono i turisti, gli uffici sono chiusi. Quindi metterci insieme vuol dire anche rafforzare le nostre ragioni nei confronti delle istituzioni. Invece la rete dei ristoranti del Mare di Fano apre le sue porte per 10 serate dedicate al pescato locale. Dall'8 marzo al 18 maggio gli chef di 10 ristoranti inseriranno nel menù almeno 2 piatti della tradizione locale. Massimo Foghetti. L'anno scorso abbiamo presentato insomma il progetto iniziale. Quest'anno è stato presentato questa mattina al ristorante Galeone, non poteva essere diversamente dato che sono in ballo diversi ristoranti, il progetto Fano Gastronomica. Un progetto che valorizza la gastronomia fanese, in modo particolare il pescato, quello a chilometri zero, quello che viene pescato davanti alle nostre coste. Saranno 10 ristoranti a preparare menù, secondo la loro creatività, ma in base anche delle ricette della tradizione locale,
piatti a base di pesce. E questa è l'attrattiva che l'assessorato al turismo propone ai turisti che verranno a Fano. Un grande progetto che è partito ovviamente dal piano strategico, che ovviamente recita: dobbiamo valorizzare le nostre eccellenze. La gastronomia, l'enogastronomia è un'eccellenza fanese e abbiamo bisogno di farla emergere, di valorizzarla. Siamo partiti dal pesce, dal pescato e soprattutto dalla filiera corta, dal pesce al miglio zero. Come vogliamo valorizzare le tradizioni marinare? Quindi si parla di coloro che insomma escono tutte le mattine a pescare il pesce, delle nostre forti tradizioni, e questo lo faremo proprio nella zona del porto, ma parliamo anche del legame tra i ristoratori che portano in tavola queste eccellenze e i pescatori. E questo recita il progetto. Fano gastronomico non è altro che la possibilità per chiunque vuole, per un turista che arriva nella nostra città, di trovare 10 ristoranti che nel loro menù hanno dei piatti proprio a base del pescato locale dell'Adriatico, che possono essere piatti della tradizione, possono essere piatti innovati in base ai gusti dello chef, però è pescato locale dell'Adriatico, quindi chi viene a Fano può trovare il nostro gusto, il nostro sapore, che è quello a miglio zero. Quest'anno facciamo il passo in più proprio per valorizzare questo progetto, e il passo consiste in 10 serate, una in ogni ristorante che insomma aderisce a questo progetto di Fano Gastronomica, 10 serate dove insieme alla nostra commissione che abbiamo scelto per aiutarci ad attivare questo progetto, il professor Fiorenzo Giammattei, il professor Piccinetti e Otello Renzi, gastronomo e esperto nell'abbinamento con i vini, ecco, abbiamo scelto di creare questi 10 serate per valorizzare i ristoratori, coloro che proprio prendono il pesce del nostro Adriatico e lo portano in tavola. E quale garanzia ha il consumatore che quel pesce è veramente pesce dell'Adriatico? Ecco, questa commissione proprio nel corso dell'anno girerà e controllerà che questi ristoranti facciano il loro dovere e portano in tavola il pescato locale. Il sapore è una caratteristica che viene data al pesce da dei parametri che sono legati all'ambiente: la salinità dell'acqua, la temperatura dell'acqua, la quantità di cibo che è presente nell'acqua. Tutto questo si trasferisce poi all'interno del pesce come sapidità del prodotto, come quantità di grassi che ha il prodotto. Perché la sogliola dell'Adriatico è una sogliola morbida, molto delicata, che ha un sapore perfetto, perché ha una quantità di cibo a disposizione più elevata della sogliola del Tirreno o della sogliola dell'Oceano Atlantico. C'ha una salinità che è un pochino più bassa rispetto a quella del Tirreno, quindi è meno forte come sapore, ma gli dà quella delicatezza che è unica delle cose dell'Adriatico. E questa sera andrà in onda la finale di The Voice Senior, che tra gli altri vede protagonista il fanese Claudio Morosi. A fare il tifo per lui anche il sindaco Massimo Seri. Pianto, quel dolce ricordo spiadito dal tempo. Sindaco, la città di Fano questa sera ti farà Claudio. Beh, questa sera siamo alla fase finale, tra pochi minuti, The Voice Senior, dove abbiamo il nostro bravissimo Claudio Morosi, che è un artista, non è una scoperta perché nel mondo fanese e non solo era noto per le sue qualità, ma questa sera non c'è solo Claudio, c'è tutta Fano. E quindi io sarò il primo, essendo il primo cittadino, a fare il tifo, ma soprattutto a votarlo. Quindi voglio fare un appello per essere tutti a fianco, oltre ad incoraggiarlo, ma a votarlo tutti quanti. Possiamo tutti prendere il telefono e esprimere la nostra preferenza per Claudio Morosi, e vogliamo tutti festeggiarlo. D'altronde siamo nella città della fortuna, e quindi Claudio, in bocca al lupo, buona fortuna, e saremo tutti a seguirti, ma soprattutto insieme a tanti fanesi saremo lì a votarti. Ed è in gara anche Mario Aiù, di Pesarese, di 83 anni. Sui social il sindaco Matteo Ricci ha scritto "Forza Mario" e ha invitato i suoi concittadini a sostenere il cantante durante la trasmissione condotta da Antonella Clerici. Vi ricordo che dal 5 marzo, tutte le domeniche alle ore 21, trasmetteremo le commedie dialettali andate in scena grazie alle compagnie del nostro territorio. Iniziamo con uno scherzo da prete del GAF.
Invece lunedì sera il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni sarà nei nostri studi per una nuova puntata di Primo Cittadino. Rimanete con noi perché subito dopo il telegiornale andrà in onda uno speciale dedicato alla nuova aula multimediale donata dalla Ollus della CIE, la Confederazione Italiana Agricoltori delle Marche, a una scuola di Serra Sant'Abbondio. Buona serata a tutti e vi ricordo che l'informazione torna domani mattina alle 7 con la nostra rassegna stampa condotta da Massimo Foghetti.